معالي الوزير، أشكركم جزيل الشكر على هذا، على حفاوة الترحيب في المملكة الأردنية، وشكرا أيضا على استقبالنا هنا في مرحلة أول من زيارة profughi di Zaatari, visita ufficiale di tre giorni. Ringrazio il rappresentante dell'agenzia che testimonia la solidarietà della comunità internazionale, che deve per la verità esprimersi in maniera ancora maggiore, considerato l'impegno generoso e molto forte che la Giordania ha assunto. المجتمع الدولي والدعم الذي تقدمه للأردن في هذا العمل الكريم الذي تقدمه للاجئين. La Giordania riceve l'ammirazione dell'Italia per l'accoglienza generosa che ha fatto nei confronti dei profughi siriani e anche di altre non nazionalità sull'esperienza già fatta negli ultimi decenni. Questo è il momento della traduzione delle parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ricordiamo in visita al campo profughi di Zaatari, visita ufficiale in Giordania di tre giorni, una visita che parte proprio da questo campo profughi. Questo rientra nel ruolo del Regno Hascemita, che è un punto di serenità, di solidarietà e di riferimento fondamentale nel Medio Oriente. Ancora la traduzione delle parole di Mattarella, che ha parlato dell'impegno importante della Giordania, e vediamo al fianco di Mattarella le immagini di questo campo profughi. L'esperienza di questo campo è davvero straordinaria, è appunto una città con una assicurazione di servizi e di assistenza di prim'ordine, che ne fa, oltre che il campo più grande al mondo, un esempio di come va gestito un campo profughi. Al lato di Mattarella vediamo proprio le immagini di questo campo profughi, nato nel 2012, come diceva il Presidente, uno dei più grandi al mondo, con all'interno 80.000 rifugiati siriani, il 56% sono minori, una vera e propria città con 32 scuole e 58 centri. Ribadendo l'impegno dell'Italia a continuare nel sostegno e nella solidarietà con la Giordania, con la speranza di poter intensificare il suo aiuto. E ancora le parole di Mattarella che vengono tradotte, Mattarella che ha parlato dell'impegno dell'Italia e della collaborazione con la Giordania, dove rimarrà il Presidente per tre giorni. Grazie.